Allora adesso Andrew intervista Assunta Legnante e le altre grandi medaglie. Vogliamo iniziare? Che dire? Attenta alla domanda alla Legnante. Non sbagliare. Non sbagliare, dagli il microfono. Non so, io volevo sapere che cosa ha pensato prima del lancio che ti ha fatto vincere. Questa era la mia curiosità proprio. Innanzitutto ho pensato di dare tutta me stessa e cercare per una volta almeno di stare davanti a ste benedette russe, perché non se ne può più. È stata ora che qualcuno le avesse battute. Grande, grande. Poi guarda, volevo chiedere una cosa a Cagliardo per prima di tutto, perché... Cioè io l'ho vista in televisione praticamente la vittoria tua e dopo la mia disfatta della mattina prima ha detto guarda, speriamo che vada bene. Sentivo il telecronista che dice guarda, no, perché l'Italia non va bene, no, non vince medaglie, ma non ci piace, però comunque vediamo questo ragazzo italiano che sta dietro. E volevo sapere che cosa è, quando hai visto che l'inglese ha fatto questo sbalzo, insomma ha fatto questo cambio di ritmo e è andato avanti, che ti ha scomposto, ti ha fatto pensare magari che cambiavi ritmo di gara o hai continuato direttamente per la tua strada? No, là ero talmente lucido che ho visto un cambio di ritmo abbastanza violento, sono rimasto sulle mie, però dopo un po' si è spento e allora là ho pensato, ho detto qui incomincia la gara. Gli avversari non erano in grande forma, però sai, quando corri in gruppo senti l'avversario a pelle se sta bene oppure no. Vedevo che stentavano un attimo a cambiare ritmo e là pensavo di poter vincere la gara. Grande, infatti è quello che hai fatto. Senti Bobbato, io questa è una cosa che volevo chiedere pure a te. Tanto ma l'ultimo tempo gli chiedere, no? Eh? Tanto tempo che gli avevo chiedere. No, ci penso, insomma, perché è l'ovvio, cioè non è una cosa che vinci una medaglia tutti i giorni, poi specialmente ricordiamo bronzo nelle nostre, insomma, negli 800 non è difficile. Io ho provato a correrli e guarda, non so come fanno certe volte, glielo chiedo anch'io, anche se sono del mestiere, ma quando hai visto l'ultimo giro praticamente, c'avevi come si chiama il... non mi viene adesso il nome che ti stava accanto praticamente. Lo svedese. Esatto, lo svedese, l'ultimo giro. Che hai pensato, cioè, hai dato, cioè quando sei arrivato hai pensato che lui avesse vinto o ecco, hai pensato che, insomma... Secondo me non ha secondo pensato. Secondo te la parte... Vabbè, parte pensato. No, ma io penso che cioè, insomma, c'è anche un po' di lucidità in quel senso. Pensavi che potevi dare anche di più o pensi che andava bene anche questa la gara? Io in quel momento ho dato il massimo. Quando siamo passati sulla linea del traguardo mi sono visto a pari con lo svedese, con lo spagnolo e dentro di me ho detto forse ce l'ho fatta. È stato un minuto d'angoscia ad aspettare il photo finish e così se il nome. Una volta uscito ho visto Bobbato Maurizio Italia, è stata un'immensa soddisfazione e non ci credevo, non ci credevo. Ti sei sentito un'altra domanda? Ti sei sentito perché siccome io non ho notato che ti... Stai diventando come Tombolini ormai. Vabbè. Hai chiesto domande? Ma è anche ovvio, mi pare. Cioè quando... Io perché ho visto la gara, quando stavi in prima corsia, non ti sei sentito un po' stretto? Cioè magari se stavi dalla parte dove c'era lo svedese avresti avuto una parte migliore, cioè magari... Potevi tentare il secondo posto o andava bene così com'era? No, diciamo che in quel momento avevo questo svedese all'esterno che un po' mi bloccava, mi sentivo un po' chiuso. Ecco, in quel momento ho pensato se cercare di passarlo all'esterno e rallentare un po' o tenerlo sempre quindi all'esterno lui e fargli fare più strada. Alla fine ha giovato di più tenerlo lì all'esterno, lui sicuramente ha sprecato di più energie e sono riuscito a passarlo nel finale bene. A raggiungere questa medaglia. Che dire ragazzi? Sei in finale con Tombolini ormai. E tu cosa hai pensato quando la mattina
hai fatto una qualificazione che tu stesso hai definito penosa. Io pff, ho anzi, detto finita, è finito. Non ti volevi neanche presentare alla finale, no? Ma non sapevi neanche di essere qualificato per la finale. No, no, sono andato in gara, siamo andati da mamma, ci siamo guardati e mamma abbiamo detto... Che anche la tua allenatrice, sì, ricordiamo. Sì, sì, beh, siamo guardati e detto è finito l'Europeo. È vero che mamma stava dando le capocciate di un guardrail per come saltare. Sì, mamma. Guarda, l'ho vista e stava praticamente con la testa così e no, continuava la, la frase che ti ha detto, perché io l'ho visto in diretta, tua madre ha detto... Uno stimolo, ti ha detto un... Sì, no, guarda, hai detto una cosa in americano, ma... Mezzanotte e mezzo. Che, guarda, è meglio non dirla. Butta, anche se... ma dilla, butta il culo oltre gli 8 metri. Sì, no, che è una espressione un po' americana, so, sì, molto sì, ma sì, si dice sì. Anche qua, eh. Sì. No, no, ma guardato, ho detto, guarda, se non prendi sta pedana, Andrew, guarda... Te le do di santa ragione. A quanto sei andato? 2-3 centimetri? Quant'era... il piede sulla pedana? Guarda, l'ho presa, purtroppo, vabbè, nei primi salti non l'ho presa proprio. Cioè, quindi dopo, quando l'ho presa qua, l'ho sentito proprio la differenza di quando non la prendi e quando la prendi. Cioè, infatti, secondo me, è stata ovviamente è stata là la differenza del salto. Cioè, quando ho preso la pedana, ovviamente, è stato è tutto un altro salto. Certo. Cioè, ho avuto un'altra spinta, ho avuto un'altra situazione. Cioè, ma proprio. Quando non la prendi, mentre sei per aria, dici, beh, sto volando inutilmente perché sì, ero sì, 20 sto saltando praticamente 15 centimetri, 20 centimetri. No, è stata una situazione anche molto particolare, perché, a parte che non avevo le scarpe, erano nuove. Ah, praticamente rotte, in qualificazione no? Mi siano, mi sono rotte. Sì, sì, sì. Me ne sono dovuto andare a comprare. Pure. Sono andato al negozio e mi ha guardato come se fossi il campione europeo che si viene a comprare le scarpe. Ma sembra un po' strano questa cosa. Vabbè, te le diamo comunque. Fa niente. Però alla fine, insomma, mi ha portato fortuna. Pensa che ai campioni del mondo farò la stessa cosa. Grande, Andri. Allora, invece, con Assunta Legnante, ha una storia che forse molti sapranno, ma qualcuno no. Lei è affetta da un glaucoma all'occhio sinistro che l'affligge dalla nascita. Allora, però, tu per la FIDAL sei abile e arruolata, per il CONI no, quindi puoi partecipare ad alcune cose. Naturalmente, per quanto riguarda, per esempio, le Olimpiadi, in teoria non dovresti partecipare. Com'è la situazione? E com'è il tuo stato d'animo? L'hai illustrata alla perfezione. Io ho appunto un glaucoma, come anche nel calcio c'è stato un caso, Edgar Davids, che aveva un glaucoma e alla fine si è curato e lui ha potuto giocare nella normalità tutte le sue... Ma perché sei abile da una parte per un campionato europeo indoor, perché... per esempio, e non per Olimpiade? Perché loro dicono di non volersi prendere questa questo briga, rischio. Sì, questo rischio, che poi rischio non è, perché passati 4 anni ormai, dal 2004 io ho fatto... un centinaio di gare, penso, se non di più, e non ho avuto problemi, anzi, i risultati forse sono dalla mia parte e spero che tra un anno non si presenti la stessa situazione. Cioè, noi vogliamo Assunta Legnante a Pechino, giusto o no? Ah, assolutamente. Ragazzi. Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe, insomma. Anch'io lo voglio. Tu lo vuoi, no? Perché tu ci saresti potuto andare anche come pallavolista? Chi lo sa? Forse ci sarebbe. So che giocavi bene. È abbastanza. Lo so che giocavi bene. Va bene. Grazie, grande applauso. Grazie.